L'Italia fuori dall'euro e dall'Unione Europea. Scenari e possibili strategie con Filippo Burla. Ci risiamo. Ogni occasione è buona perché i soliti oltranzisti del vincolo esterno avanzino nel loro tentativo di farci mettere il collo in qualche cappio. Nello specifico, ancora una volta, quello del meccanismo europeo di stabilità. Ci avevano già provato pochi mesi fa, insistendo di nuovo sulle presunte vertù salvifiche del cosiddetto MES sanitario, la linea di credito che l'Istituto Lussemburghese ha messo a disposizione da marzo 2020 e che, tolta Cipro che da parte sua era ed è già sotto programma lacrime e sangue, non è stata richiesta da nessuno. Già questo dovrebbe essere abbastanza indicativo. Non si capiva né sapevano spiegare, d'altronde, com'è che un'erogazione una tantum possa risolvere questioni che hanno a che fare anzitutto con la cronica carenza di personale. Il problema del nostro Servizio Sanitario Nazionale non era e non è, insomma, la mancanza, ad esempio, di strutture adeguate, vuoi ospedali, vuoi case della salute, bensì di spesa corrente, di vera e propria spesa corrente che non si può certo affrontare con risorse che giungerebbero in un'unica soluzione. Le cose adesso non vanno certo meglio. Ora, senza stare ad affrontare le questioni alla radice delle recenti difficoltà di alcuni istituti di credito, si sono levate alte voci per chiedere al governo di procedere speditamente con la ratifica della riforma del MES, che potrebbe in questo modo trovare nuova linfa operativa. Nello specifico, si sottolinea, il meccanismo agirebbe anche come argine alle crisi bancarie, perché, riforma alla mano, fungerebbe da prestatore di ultima istanza al fine di tamponare eventuali falle. È lo strumento del cosiddetto backstop, sorta di paracadute che entrerebbe in funzione qualora non dovessero bastare le risorse del Fondo di Risoluzione Unico, il soggetto che, nell'ambito dell'Unione Bancaria, è chiamato a finanziare la ristrutturazione di uno o più istituti di credito che si ritrovano in difficoltà. Fin qui la teoria. Nella pratica, il Fondo di Risoluzione ha, ad oggi, a disposizione meno di 70 miliardi di euro, che dovrebbero salire per stabilizzarsi attorno ad 80 entro la fine di quest'anno. Altrettanti ne potrebbe impiegare il MES. Fanno in totale, grosso modo, 150 miliardi. Sono tanti? Sono pochi? In assoluto, verrebbe da dire, si tratta di una cifra niente male. Ma che inizia, in realtà, a diventare un pelo stretta se si pensa che, per la sola Credit Suisse, la Banca Centrale Svizzera ha messo sul piatto una linea di credito da 50 miliardi. Insomma, se più di una banca soggetta al fondo comunitario dovesse finire in crisi, questi 150 miliardi si volatilizzerebbero in un attimo. In realtà, poi, i problemi sono di due tipologie. Il primo, per l'appunto, è che si tratta di risorse limitate già in partenza. Ovunque nel mondo, letteralmente, ovunque, tranne evidentemente che nell'Eurozona, il prestatore di ultima istanza al settore del credito si chiama Banca Centrale, che, per definizione, dispone di risorse illimitate, tali da poter bloccare sul nascere anche qualunque tipo di manovra vuoi speculativa. Il secondo, forse persino più grave, è che il Fondo di Risoluzione, a sua volta affiancato dal MES, è chiamato ad intervenire nel processo di ristrutturazione solo dopo che siano state percorse tutte le altre strade previste, a partire da quella del salvataggio interno, altrimenti noto come bail-in, che prevede la partecipazione di azionisti e obbligazionisti, che ne risulterebbero azzerati, in ultimo anche dei correntisti, sia persone fisiche che aziende, per la quota eccedente i proverbiali 100.000 euro sul conto. Detta brutalmente, prima si tosano gli investitori e i clienti, poi dopo, con tutta calma, interviene il fondo e, qualora anche questi non bastasse, ecco la rete di protezione assicurata dal MES, il quale dunque arriverebbe a danni, e che danni già fatti. L'esatto opposto, insomma, di quanto accaduto nei giorni scorsi tra Stati Uniti e Svizzera, dove le autorità sono intervenute proprio per scongiurare questo scenario. Un investimento non indifferente sulla fiducia, quella che verrebbe totalmente meno se passasse la perversa logica sottesa alla riforma del MES. Altro che effetto contagio, poi. L'Italia fuori dall'euro e dall'Unione Europea. Scenari e possibili strategie con Filippo Burla.